ormai una delle emergenze sanitarie globali e si chiamano batteri antibiotico resistenti, una sorta di superbatteri estremamente pericolosi perché in grado di resistere all'attacco degli antibiotici, che in pratica contro di loro nulla possono, perché la loro origine è proprio negli antibiotici, o meglio nell'abuso che ne viene fatto e che nel tempo ha portato allo sviluppo di ceppi inattaccabili dalle molecole più comuni. Il risultato? L'impennata delle morti per batteri antibiotico resistenti, oltre 700.000 nel mondo secondo l'OMS, e in Europa è l'Italia ad averne il primato con 10 dei 33.000 morti europei. Prendere gli antibiotici quando non servono significa abituare l'organismo e quindi anche i germi che circolano a resistere a questo antibiotico, quindi non ha avuto l'effetto, ma ha avuto l'effetto di aiutarli a proteggersi dall'antibiotico. Se continuassimo a usarli in maniera inappropriata, ci troveremmo forse un giorno a dover subire patologie importanti senza poterle debellare. Uso e non abuso quindi, ma soprattutto uso consapevole. Un consiglio valido in ogni situazione, ma vero più che mai quando si parla di antibiotici. In Italia, dopo anni di consumi in aumento, il 2017 ha registrato un calo significativo, pur restando sopra la media europea. La spesa pro capite è di circa 14 euro, mentre il consumo supera il 50% nelle fasce di età più estreme, sotto i 6 anni e sopra i 75, con un forte andamento stagionale. La strada per evitare di debilitare inutilmente il proprio organismo, costringendolo ad una terapia non appropriata, e allo stesso tempo per garantire a tutti l'efficacia di questo farmaco così importante per la salute pubblica, è una sola. Usarli sempre dietro consiglio del medico quando si ritiene che quegli antibiotici servano a debellare un'infezione importante. E facciamo un esempio concreto: in questo periodo si parla di influenza. L'influenza è una patologia virale, l'antibiotico non serve assolutamente a nulla. Laddove ci fossero delle complicazioni, sempre farsi dare dal medico, in quel caso per un'infezione batterica servirebbe l'antibiotico.